Ciao ragazze, allora oggi voglio farvi vedere come riutilizzare del pandoro rimasto dalle feste di Natale. E la ricetta è molto semplice e anche molto buona. Iniziamo! Amalgamiamo tra loro 3 rossi d'uovo con 3 cucchiai di zucchero. Li sbattiamo con una frusta e otteniamo questo. Una volta ottenuto questo composto, inseriamo 500 g di mascarpone, come vedrete io ho 2 vaschette perché sono da 250 g. E una vaschetta di yogurt bianco. Ora ottenuto questo composto, dobbiamo dividerlo in 2 parti, inserendone un pochino, la metà in un'altra ciotola e inserendo del cacao amaro, per la precisione 2-3 cucchiai, dipende da come lo volete cremoso voi. Quindi vedete, ho diviso l'impasto e ora inserisco il cacao nella ciotolina bianca. Come vi ho detto, dipende da quanto cremoso lo volete, io ho messo all'incirca 3 cucchiai e abbiamo ottenuto così 2 composti, quello bianco, questo qui, quindi con solo il mascarpone yogurt, e quello marrone inserendo anche il cacao. A questo punto tagliamo il pandoro in pezzettini e schiacciandoli li inseriamo nella base del nostro tiramisù, quindi nella base della nostra teglia. Li schiacciamo in modo che diventano un pochino piatti. Se riuscite a fare le fettine più piatte è ancora meglio. Con del caffè fatto precedentemente, io ho realizzato una caffettiera da 4 tazze, andiamo a cospargere il nostro panettone in modo da bagnarlo un pochino e da renderlo ancora più morbido. Non ne mettete tantissimo, non ne serve tanto. Questo è quello che otteniamo. A questo punto possiamo inserire la nostra crema. Io ho inserito per prima quella bianca. Quindi la stendete su tutto il pandoro e una volta ottenuto questo continuate il procedimento, quindi reinserite il pandoro e reinserite il caffè, sempre pochissimo, non tanto, e poi passate con la seconda crema, quindi quella marrone con il cacao. Ricominciate il processo, quindi pandoro, caffè e crema, e terminate in questo modo. A questo punto, questo è quello che otteniamo, quindi un pandoro bicolore, con tiramisù bicolore, andiamo a inserire il cacao amaro sopra e abbiamo terminato.